avere commesso un fatto. Allora, questo libro dovrebbe essere corretto, per onestà, in questa versione no, per onestà, perché non si può leggere, non si può leggere, e questo anche proprio per il corretto approccio e e un'operazione di verità su tutta la vicenda della mafia. Noi non possiamo leggere quello che troviamo a pagina 197 del libro, perché non è corretto nei confronti di una persona che ha subito un ingiusto processo, ha avuto assolto in Cassazione, ma c'è una parentesi dove lei dice: è detto da uno che della mafia vera si stava mettendo al servizio, punto esclamativo. Lui è stato assolto con formula piena, ha subito un processo ingiusto, e tengo a precisare un'altra cosa, oltre a un risarcimento del danno per appunto l'ingiusta detenzione che ha subito per 23 anni, per 23 giorni, ma aggiungo una cosa, è stato l'unico politico indagato nel processo al Milan. Allora, io non voglio fare illazioni sulla magistratura, però questo è una cosa che su cui occorre che tutti ci facciamo qualche domanda, perché un consigliere di opposizione negli interventi edilizi ha un potere che è quasi nullo, perché la maggioranza decide tutto. Per cui io mi domando, come mai, e lascio la domanda così, ma che ritengo che sia una domanda che dobbiamo condividere tutti, io mi domando, come mai l'unico filone politico dell'indagine a Emilia ha colpito un consigliere comunale di opposizione e non abbiamo visto coinvolgimenti di altre figure politiche che pur avevano potere decisionale? Questa è una domanda che io vi lascio, che lascio lì, ma che secondo me, se abbiamo l'onestà di affrontare questo problema in maniera seria, noi ci dobbiamo fare tutti, facendo finalmente cadere il mito del modello Emilia-Romagna e delle amministrazioni di sinistra, perché altrimenti noi questa operazione verità non la facciamo e non combattiamo le infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. Vorrei replicare un attimo perché mi coinvolge direttamente. Allora, è vero che Pagliani è stato l'unico politico coinvolto nell'inchiesta, e dal mio punto di vista, poi dirò qualcosa nello specifico, è una buona notizia, nel senso che nella enorme inchiesta a Emilia, che ha coinvolto quasi 300 personaggi di diversa natura, la politica non c'è, a differenza di altre, cioè la politica sembra non la politica in generale, parliamo dell'inchiesta sulla stampa. Mentre in altre realtà alcuni politici sono stati qui no, non c'è una corruzione della politica, diciamo, come fenomeno evidente. Allora, Pagliani era stato coinvolto perché effettivamente, io dai documenti che ho letto io, ha partecipato a una cena intercettata, durante la quale era disponibile a mettersi al servizio, nel senso di difendere i cutresi sotto accusa in quel momento dalla magistratura, perché erano parte appunto della organizzazione criminale, in cambio di voti si era messo a disposizione secondo le intercettazioni. Dopodiché amici e colleghi gli hanno fatto presente che probabilmente non conveniva e sarebbe cacciato nei guai, e quindi non ha come dire
dato seguito a questo suo. Quindi da questo deriva, però che abbia partecipato, che sia stato intercettato, che la sua... una cena e... Lo so, che infatti... Ha assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Torniamo a reiterare questo concetto. Però non è completamente... Cioè c'è una ragione per cui è stato coinvolto. No, mi sta ripetendo quello che ha scritto nel libro. Sì, è quello che ho letto. Formalmente così, il fatto non l'ha commesso, ma a cena con gli andreghisti c'è andato, Del Rio è andato tante volte a Cutro, ha fatto il villaggio 200.000 volte, ha fatto il voto di Budese, questo non è un salotto del libro, sta diventando una specie di...